Bentrovati, possiamo dare il via a questo webinar importantissimo inserito in un contesto storico decisamente delicato e fondamentale. Bentrovati a tutti voi dunque che ci seguirete per la prossima ora. È un'ora che sarà densa e ricca di informazioni, di considerazioni e che lascerà spazio anche alle vostre domande. A tutti voi che siete collegati con noi per ascoltare i relatori che tra poco vi presenterò. Naturalmente gli scenari post-Covid-19, questo è il titolo portante del webinar odierno, gli strumenti di asset management offerti da Malta. È indubbio che la situazione degli ultimi mesi sia cambiata, sia stata modificata proprio dall'incursione del coronavirus, che non solo ha modificato il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare, ma anche il nostro modo di rapportarci al business e il nostro modo di rapportarci a tutti quelli che sono gli strumenti di investimento. Gli investitori stessi si stanno ponendo tantissime domande, stanno cercando di capire quali strumenti possono essere più efficaci proprio per fronteggiare questa situazione che soprattutto in questi ultimi anni non ha precedenti e non ha uguali. Quindi l'asset management è diventato in questi ultimi 2 mesi uno degli argomenti più dibattuti e uno degli argomenti a cui molti si rapportano. Le domande più frequenti, poi vi presento i nostri relatori e do la parola a loro. Ci sono degli strumenti che possono rispondere in modo rapido ed effettivo, in modo rapido ed efficace alle circostanze straordinarie che stiamo vivendo? E poi ancora, esiste qualche forma di investimento davvero alternativo da poter considerare e naturalmente anche considerando, ripeto questa parola, le condizioni, quali possono essere più favorevoli all'approccio che dobbiamo mantenere in questo momento. Io saluto Joseph Camilleri, Executive Head Bank of Valletta Asset Management. Ciao Joseph, ben trovato, buongiorno. Grazie, buongiorno Manuela, grazie. Buongiorno, saluto Joseph Buongiorno. Saliba, partner Saliba Staffrace Legal, ben trovato anche a te Joseph. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno e saluto anche Eugenio Allora Bondi, founder Ecofan SICAV, ben trovato. Grazie, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora iniziamo proprio con le vostre considerazioni, poi come detto ricordo che nell'ultimo quarto d'ora diamo spazio invece alle riflessioni e alle domande di chi ci segue. Allora Joseph Camilleri, parto proprio da te, a partire dalla situazione di Malta, cerchiamo di capire. A prescindere dal fatto che sappiamo che la pandemia del Covid-19 ha colpito tutti noi, qual è stato proprio l'impatto su Malta, specificamente sul settore delle gestioni patrimoniali, ma non solo. Cerchiamo di fare una view completa a partire da qui. Bene, bene, Emanuela, grazie. Sì, in effetti Malta non è immune, ovviamente, agli effetti della pandemia, ha colpito anche noi. Per fortuna nostra, è sbarcata su Malta, Covid-19, un po' in ritardo rispetto ad altri stati, compresa l'Italia, Nord Italia, Lombardia in particolare. Questo sicuramente ci ha permesso di organizzarci in tempo, direi, come Stato e anche come operatori nei vari settori economici per tentare di contenere l'impatto in termini di questa diffusione del virus. Le misure restrittive nel paese sono entrate in tempo, a mio avviso, e questo ha garantito fino al giorno d'oggi almeno che l'impatto sia di natura abbastanza, direi, contenuto. Oltre alle decisioni tempestive che lo Stato ha intrapreso, che ovviamente hanno colpito alcuni settori più di altri, per esempio il turismo, che è parte fondamentale della nostra economia, e anche la ristorazione, sono stati impattati in modo completo, perché in effetti anche l'aeroporto di Malta è chiuso. E lì ovviamente l'impatto è stato notevole. Direi che anche gli operatori nel settore dei servizi finanziari, e più specificamente quelli del settore in cui lavoro io, cioè sia gestioni patrimoniali e anche per quanto riguarda il settore dei fondi, costituzione di fondi a Malta per soggetti terzi, siamo stati, a mio avviso, bravi abbastanza di prendere dei provvedimenti autoimposte, perché non c'era un lockdown totale qui a Malta, che ci hanno assicurato la possibilità di poter continuare con la nostra attività, garantire i nostri servizi alla nostra clientela in modo ininterrotto. Ma oltre a questo, noi non volevamo fermarci solamente a fornire il servizio di natura continuativa ai nostri clienti. In effetti, ci sono vari fondi,
costituiti a Malta, per i quali noi forniamo servizi anche di amministrazione, non era solamente questione di poter proseguire con i servizi nostri, ma volevamo anche continuare con la nostra missione, che anche questa è rimasta ininterrotta, di promuovere Malta quale giurisdizione che noi riteniamo che sia idonea per strutture finanziarie, fondi comuni di investimento sia nel settore retail che nel settore alternativo, sia sotto soglia, i cosiddetti sotto soglia, sia quelli che sono fondi AIFMD compliant. In effetti da parte nostra abbiamo fatto diverse iniziative, questo è testimonianza di uno che la nostra attività di promozione dell'isola è andata avanti senza nessuna interruzione, con delle modalità ovviamente diverse. Ovviamente la tecnologia ha preso una parte molto centrale in tutto questo, perché non sarebbe stato possibile per noi continuare il nostro business come business as usual, ma direi che siamo riusciti a far andare avanti tutta l'attività nostra. Come dicevo, noi abbiamo oltre 120 fondi che amministriamo a conto di soggetti terzi, che sono tutti soggetti esteri che hanno i loro fondi a Malta, i quali hanno degli oneri a Malta, tipo CDA che devono riunirsi con una cadenza particolare, comitati di investimento e quant'altro. Oltre al fatto che noi dobbiamo, verso di loro, ovviamente fornirgli tutto il nostro servizio di calcolo NAV, mantenimento del registro, degli azionisti, servizi di segreteria e servizi anche di reportistica. Tutto questo è stato possibile grazie a una decisione molto tempestiva che da parte nostra il 95% dei dipendenti della società che gestisco io lavorano da casa da ormai da 2 mesi, anche se non c'è stato l'obbligo di fare questo. E in effetti questo ci ha garantito di continuare senza nessun problema, direi. Per quanto riguarda le attività gestionali che gestiamo, anche lì ci siamo organizzati bene per far sì che tutti i dipendenti abbiano accesso a tutti i sistemi informatici e le piattaforme che utilizziamo, ovviamente con tutte le tutele per assicurarci che tutta la confidenzialità non viene infranta per via di questo remote working. Direi che la sfida maggiore che abbiamo sentito e che sentiamo tuttora, per dire la verità, è stata per quanto riguarda la raccolta per i fondi nostri che noi distribuiamo tramite le nostre filiali a Malta. In effetti alcuni delle nostre filiali sono chiusi e poi anche la gente è meno propensa di andare in banca allo sportello per fare degli investimenti. Perciò lì abbiamo visto qualche flessione, qualche dato inferiore per quanto riguarda ovviamente la raccolta. Per quanto riguarda tutte le altre attività, come dicevo, CDA, Investment Committee Meetings, anche servizi di risk and compliance, tutti questi sono stati fatti tramite Zoom e altri sistemi informatici che ci hanno permesso ovviamente di proseguire con questa attività. Direi che questo non rispecchia solamente quello che abbiamo fatto noi come società, credo che sia un sistema paese nel completo, dove molti altri operatori sul mercato, che noi conosciamo perché alla fine la comunità è quella che è, che si sono organizzati nel medesimo modo come abbiamo fatto noi, il che rassicura che Malta è una giurisdizione che in questo settore è ben attrezzata. Oggigiorno il settore dei servizi finanziari è una componente molto importante per l'economia di Malta e per tal motivo ovviamente era fondamentale che noi ci organizzassimo in modo che questo servizio potesse continuare senza nessuna interruzione. Ai nostri clienti poi, quelli esistenti, cioè gli investitori nei nostri fondi, abbiamo anche lì organizzato una serie di iniziative per informarli tramite podcast e webinars, come stiamo facendo qua, aggiornamenti sui mercati, quali sono state le misure che abbiamo preso per ovviamente difendere il valore dei loro rispettivi portafogli. Abbiamo anche fatto delle pianificazioni per il nostro rientro nel mercato,
per assicurarci ovviamente che una volta che ci sarà il rimbalzo dei mercati, noi saremo lì in tempo per usufruire di questo. Perciò, come dicevo prima, credo che si tratta di un sistema paese che vorrebbe far sì che questo settore continui a crescere, visto che anche ci sono molte aziende internazionali che hanno stabilito la loro attività anche gestionale sul territorio. Oggigiorno ovviamente era fondamentale che tutta l'infrastruttura, tutto il sistema paese sia proiettato verso la continuità, nonostante tutte le sfide che stiamo vivendo. Ecco, Joseph, sì, mi serve riassumere, insomma, io mi sono segnata le parole chiave del tuo discorso, che adesso rilancio in qualche modo Eugenio Abbondi, poi ci torniamo magari anche con te e ci torniamo sicuramente, credo, anche con le riflessioni di chi ci segue, perché poi sono le riflessioni che stiamo facendo tutti. A partire dal sistema paese di cui tu parlavi, abbiamo un doppio binario, no? Il fatto che Malta si sia fatta trovare pronta ad accettare delle sfide che nessuno aveva messo in conto, ma che sono arrivate, che sono quelle che purtroppo sono state portate, servite su un tavolo dal coronavirus. Quindi da una parte Malta che si è fatta trovare pronta, dall'altra parte però anche il fatto che si debba in qualche modo cercare di educare gli utenti che potrebbero trovarsi spiazzati di fronte a una crisi, no? Che però si trovano vicini anche al nuovo modus operandi, mi verrebbe da dire in questo modo, che tu hai presentato. Cioè, in breve tempo, io ti chiedo di confermare, ma insomma dopo sento anche Eugenio, avete sperimentato anche un qualcosa che non avevate magari ancora messo in conto, che avreste sperimentato più avanti, no? Però che sta dando buoni frutti. Puoi dare un primo bilancio di questo? Sì, no, confermo quanto stai dicendo te, Emanuela. Noi ovviamente, come tutte le società che adoperano in un settore regolato, abbiamo un business continuity plan che ovviamente tenta di prevedere quali possono essere le crisi là fuori, e di assicurarci che se dovesse capitare qualcosa di queste crisi che andremo a identificare prima, potremo continuare con la nostra attività. Sicuramente nel nostro business continuity plan non c'era il coronavirus, non l'avevamo previsto ovviamente, ma detto questo, anche grazie a tutto il supporto che ci ha dato la casa madre, perché in effetti la nostra società fa parte di un gruppo bancario, il gruppo bancario primario sul territorio, noi ci siamo mossi subito prima dell'arrivo della prima ondata del coronavirus, del Covid-19 sull'Europa, e perciò già da prima che fosse dallo Stato la gente che era incoraggiata di lavorare da casa se poteva, noi avevamo preso una decisione come società di mandare il personale a lavorare da casa. L'abbiamo fatto a tappe per assicurarci che non ci fossero dei problemi particolari da un giorno all'altro, ma nell'arco di 3-4 giorni il 95% del personale lavorava da casa. In effetti oggi sono qua da solo con un solo collega, noi siamo una ventina di persone nella società di gestione. Per quanto riguarda l'altra società, da una cinquantina di persone che fanno fund administration e costituzione di fondi, ci sono 400-500 certo, persone. Certo. Tutti gli altri sono a casa. Certo. Perciò riconfermo quanto diceva, sì, dicevi tu prima, ti do del tu, Manuela, scusami. Certamente, Joseph, ci diamo tutti del tu, anche perché siamo tutti una specie di comunità oggi in questo webinar, quindi ecco, è bello così, ecco. Dobbiamo arrivare subito al dunque. Ecco, Joseph, assolutamente, ti chiedevo questo perché adesso vado da Eugenio con altre parole chiave, no? Perché dal discorso di Joseph ovviamente abbiamo compreso quanto la tempestività sia stata assolutamente fondamentale. Perché appunto è arrivato il classico cigno nero, lo aspettavamo da mesi, mi verrebbe da dire, ma perché abbiamo evocato così tanto l'arrivo di qualcosa che potesse inserirsi nei mercati e che potesse anche sballare quello che era l'equilibrio che i mercati avevano trovato, soprattutto nel corso del 2019. Ma insomma, il cigno nero è arrivato, ma grazie alla tempestività che non sempre c'è stata, insomma, si è riusciti ad anticipare anche delle tendenze. Per esempio lo smart working, un po' come quando dobbiamo far sistemare la nostra macchina, è inutile che andiamo a sistemarla e ci lamentiamo quando è troppo tardi, no? Quando ormai la macchina non funziona più, dobbiamo procedere con una serie di step per riparare i danni prima ancora che questi si verifichino. Eugenio, cosa puoi dire per in qualche modo avvalorare le tesi che ci ha fornito Joseph?
Beh, posso portare la mia esperienza, nel senso che allora, intanto da un lato bisogna forse ricordare che il settore finanziario ha la fortuna di essere meno impattato da questo Covid-19 per quanto riguarda la parte operativa. Perlomeno per quanto ci riguarda, eravamo già ben strutturati sulla parte smart working. Noi lavoriamo, abbiamo una struttura in realtà che è basata a Malta, abbiamo collaboratori in Francia, in Italia, quindi lo smart working era già un'abitudine. Il dubbio e ovviamente la perplessità era poi nella continuità operativa anche delle controparti. E devo ammettere che le controparti si sono comportate molto bene, sia per quanto riguarda la parte di fan administrator e vari servizi che ci offrono, ma in principal modo, devo dire la verità, anche l'MP6. Anche l'organo di vigilanza si è dimostrato assolutamente operativo. Basti pensare che noi, per esempio, in questo periodo avevamo la necessità di approvare una nuova share class per il nostro fondo e l'abbiamo ricevuta in 10 giorni. Tenderei quasi a dire più velocemente che in tempi normali, perché effettivamente lo smart working ha il pregio, ho notato, di vedersi rispondere alle mail anche il sabato sera o la domenica, no? Quindi cosa che Sì. solitamente Sì, non avviene. infatti si pensa, scusami, è una battuta, ma insomma, però questo ci trasporta, no, anche in un nuovo modo di pensare il lavoro, no? Si pensa che lo smart working ci possa lasciare più tranquilli, in realtà per certi versi si lavora molto di più, no? L'hai appena detto tu, insomma, con delle mail che alla fine non riconoscono orario di lavoro, non c'è l'orario d'ufficio, cosa che non succedeva neanche prima, perché ormai i tempi di lavoro si sono completamente stravolti nell'ultimo decennio, mi verrebbe da dire, però da casa, insomma, si lavora ancora di più proprio attraverso la tecnologia. Sì, dipende poi ovviamente, allora è ovvio che se qualcuno struttura lo smart working per un'emergenza come questa non sempre funzionale perché poi adesso c'era chi era a casa con i bambini a casa, quindi creava delle problematiche. In linea generale io ho sempre sposato lo smart working. Tutti i nostri collaboratori lavorano sostanzialmente in smart, ma per il semplice fatto che secondo me rendono molto di più. Forse non è proprio vero che lavorano di più, ma riescono a ottimizzare meglio i tempi, perché ovviamente non hai i tempi di spostamento, ti puoi quindi forse hai più tempo per le tue cose e hai più tempo da dedicare al lavoro. E Sì. quindi è un win-win, ecco. Sì. Beh, sì, esatto, si riesce ad amministrare meglio il tempo che invece in condizioni normali, spesso è anche legato a urgenze dell'ultimo momento che non sappiamo poi risolvere, giusto? È un po' questo il senso. Quindi siamo anche più rilassati nell'affrontare queste nuove sfide, per certi versi, e anche paradossalmente perché parliamo comunque di un'emergenza. Certo, assolutamente. Ottimo. Allora, Joseph Saliba, arrivo da te perché dopo questa view generica è interessante, importante capire come l'industria dei servizi finanziari ha reagito, includiamo anche le autorità competenti in questa panoramica che chiedo a te, qual è stata la reazione per andare però a tamponare quelli che sono stati gli effetti inevitabili di questa ondata di pandemia di Covid-19? Ecco, qui mi associo un po' a quello che è stato già detto da Giuseppe Eugenio, che in linea generale è stato tutto molto abbastanza veloce, cauto, ma sorprendentemente veloce. Il senso di adattamento è stato molto, molto veloce. Certamente ai primi tempi, i primi giorni, ci ha sorpreso tutti questa pandemia, non sapevamo cosa fosse. Io per primo non la prendevo nemmeno sul serio, no? Ma poi vedendo anche cosa succedeva altri paesi, anche quelli più vicini come l'Italia, beh, ci ha lasciato molto, molto confusi poi anche dal suo passo galoppante, non nel senso che il corso degli eventi. Fortunatamente, sia a livello nazionale di governo, enti pubblici, le autorità competenti, l'MFSI, ma anche a livello granulare siamo stati abbastanza veloci a, prima di tutto, imparando anche dagli altri, grazie agli altri, a prenderci le misure di cautela abbastanza velocemente. Anche lo smart working, lavorando a casa, teleworking, è stata una cosa qui nello studio, ma in tante aziende con cui lavoro, clienti miei, l'hanno fatto in una tempistica di 2 o 3 giorni, ma poi anche da veloci ad essere adattabili,
Ecco, questo forma mentis di adattabilità dell'isola è una cosa che ci è sempre stata imposta dal nostro size, no? Dal nostro piccolo, ma allo stesso tempo questo senso di adattabilità ci ha dato il successo nel nostro niche, nel nostro campo, di servire quelli che vengono a bussare la porta a noi, quelli che non pensano in grande, ma più che altro pensano ai progetti loro sul più piccolo, mezzo mediano. Beh, poi abbiamo visto anche il governo molto velocemente a prendersi delle misure anche fiscali e anche quelli a livello di lavoro, come ad esempio il differimento posticipo di pagamento delle tasse dei redditi, delle contribuzioni di sicurezza sociale, anche diversi supplementi pagabili dal governo per alleviare un po' l'impatto sui lavoratori che hanno perso dei giorni lavorativi o addirittura al lavoro, dei benefici pagabili a genitori per continuare anche a lavorare da casa, anche dei grants finanziari per supportare un po' i costi di teleworking. Certo. Che dà quasi il 50%. L'MFSI non ci ha lasciato in oceano, sparsi in oceano, è entrata subito in motion, no? E ha anche essa, sempre nei parametri permessi dall'Unione Europea, dalle linee guida ESMA, ha fatto dei rilassamenti anche su tempi di reporting, che capendo che proprio questa pandemia ci ha toccati sui periodi di reporting, no? Insomma, e quindi ci ha dato anche dei rilassamenti in questo senso qua, capendo che cosa stava succedendo. Certamente sempre era bello vedere l'interazione dell'MFSI in dando questi rilassamenti, in dando delle guide, ma allo stesso tempo sempre mandare degli email, dei public notices per salvaguardare sempre la trasparenza totale e significativa di quello che stava succedendo nelle aziende, nelle società quotate, per proteggere gli investitori, insistendo anche sul business continuity, di intensificare il business continuity per le aziende e anche di aggiornare in un modo regolare questo business continuity. Era bello vedere come tutti interagivano, non di meno le aziende proprie nel loro piccolo, come hanno mobilitato gran parte dei loro dipendenti a casa e hanno dato non solo sembianze, ma anche in termini di risultati, di prestazioni, di servizio, un servizio straightforward, sottile, che andava avanti come, non dico come se niente fosse, cioè tutti con le loro difficoltà, per carità. Ma anche l'MFSI, io mi associo anche a Eugenio qua, come l'MFSI ha mantenuto la sua tempistica, tutto il suo lavoro, anche non solo nel processare le applicazioni, ma anche nell'enforcement. Sta andando avanti con meetings virtuali, io stesso, in questi scorsi tre settimane, nelle tre settimane scorse, ho chiesto due meetings virtuali di introduzione con nuovi clienti. All'inizio mi sono detto: questi non mi prenderanno sul serio, non me li daranno. Invece no, me li hanno dati subito, li abbiamo fatti tutto liscio. Quindi, certo. Quel senso là, siamo molto adattabili in questo senso. Certo. Sai, la dimostrazione, stavo riflettendo mentre tu parlavi, che poi è una riflessione che stavo facendo anche con Joseph e Eugenio. Adesso torno anche da Joseph Camilleri proprio per approfondire altri temi che riguardano proprio Malta. Quando c'è protezione, perché tu hai usato questa parola, Joseph, quando ci sono delle basi solide, no? Quando c'è la fiducia in qualche modo nelle istituzioni, perché è vero che poi si deve agire tempestivamente quando c'è un'emergenza, quando c'è una crisi, perché se nessuno può immaginare che a un certo punto ci casca addosso qualcosa, è chiaro che si possono fare tutti i programmi del mondo, ma manca quella parte lì, quella parte relativa proprio agli interventi da prendere in via emergenziale. Ma è altrettanto chiaro che se abbiamo una torta divisa in più fette, se manca solo quella fetta lì, si riesce a riempire, no, lo spazio che viene a mancare. Quindi il tema della fiducia, mi sembra, chiedo ancora a te un istante, Joseph
Joseph Saliba, poi torno invece da Camilleri. C'è fiducia nelle istituzioni, questo è chiaro, no? Cioè i cittadini si fidano perché rispondono in modo positivo, giusto? Sì, non si può lavorare senza di quella. Mm-hmm. E poi la fiducia nelle istituzioni comporta anche la fiducia nel settore in generale, nel settore maltese e anche nelle aziende. Senza di quello, cioè, ci tocchi la reputazione. Certo, ci certo. Anche in perdita, insomma. Certo, cioè. Certo. Assolutamente. Se posso fare un piccolo intervento, Emanuela? Assolutamente, stavo proprio tornando da te proprio su questo, Joseph, vai. Ok. In effetti io condivido pienamente quanto ha detto il collega Joseph Saliba per quanto riguarda l'approccio dell'MFSA. Anche da parte nostra noi abbiamo un duplice ruolo qua. Da una parte siamo una società di gestioni dove abbiamo in gestione oltre 1 miliardo di euro, che non è piccolo per Malta, è abbastanza significativo direi, e siamo anche ovviamente fund administrators per, come dicevo prima, oltre 120 fondi. Questo ha comportato vari collegamenti con il regolatore, meetings virtuali, come diceva l'avvocato, per discutere sia sull'impatto dei mercati, sulla gestione nostra, ove ovviamente noi, avendo più di 1 miliardo, molti dei quali sono rappresentati da investimenti da piccoli risparmiatori maltesi, e per tal motivo ovviamente il regolatore lì era fondamentale capire com'era la situazione di liquidità, che posizioni avevamo preso per difendere il valore dei portafogli, quant'altro. Perciò questi meetings virtuali sono stati una cosa costante ogni settimana. Idem per quanto riguarda le altre attività di amministrazione, perché anche lì, avendo, come dicevo, oltre 120 fondi, ci capitava spessissimo, ma durante tutto l'anno direi, di dover collegarci con il regolatore per aggiornamenti su documentazione, come diceva Eugenio prima, che necessitava una classe di azioni addizionale al suo fondo, come molti altri fondi che hanno necessitato qualche modifica nei loro prospetti, sì. Prospetti illustrativi. E perciò sì, condivido perciò pienamente quanto dicevano i colleghi a proposito della approcciabilità del regolatore maltese e la serietà con la quale si sono dimostrati in queste settimane. Certo, sì, perché a me piace, come dire, portare esempi pratici, no? Nel senso che lo state facendo anche voi, ma è un po' come fare una corsa, ovviamente ad ostacoli, però essere già avvantaggiati perché degli ostacoli si sono già battuti quando non c'era l'emergenza, ecco, è molto semplice, quindi è interessante proprio capire in questo contesto post-Covid 2019 quelli che sono gli esempi virtuosi, perché tutti possiamo in qualche modo prendere esempio. Allora Camilleri, resto ancora da te, perché proviamo a entrare ancora più nella dimostrazione pratica di quello che stiamo dicendo, con una seconda domanda, ma che ci aiuterà a capire anche attraverso delle slide, no? Quello che voglio sapere. Malta, partiamo ancora da qui, contesto di post-coronavirus, proprio nella primissima fase, appena diciamo lasciata alle spalle il grosso della pandemia, come si sta posizionando? Ok, Manuela, qua la nostra missione, per dire la verità, rimane invariata. Malta come composizione economica, se uno dovesse guardare il PIL nazionale, è abbastanza variegato. Ci sono settori diversi, economici, che contribuiscono ovviamente al PIL nazionale. Indubbiamente i servizi finanziari è uno di questi pilastri della nostra economia, assieme anche al turismo, che purtroppo ovviamente quest'anno subirà una diminuzione netta, e lì ovviamente ci sono delle sfide particolari da indirizzare. Sì. Ma per quanto riguarda il settore dei servizi finanziari, più specificamente quello che riguarda attività di gestione patrimoniali in fondi piuttosto che anche accounts, e anche Malta come domicilio per fondi, per soggetti terzi internazionali che scelgono Malta anziché qualche altra giurisdizione, lo è missione e rimane tuttora. Questo non cambia. Okay. In effetti Malta ha fatto negli ultimi anni un investimento, a mio avviso, molto massiccio
investimento sia legale, sia nelle normative, ma anche investimento fisico per poter anche ospitare migliaia di professionisti internazionali dall'estero che oggigiorno sono operativi da una sede, una base a Malta, sia per svolgere attività di gestioni patrimoniali, sia per attività di compliance o di risk management. Oggigiorno Malta si è stabilita quale giurisdizione per servizi finanziari in modo molto più ampio di quanto lo era 10 anni fa. Basta dire che circa 10 anni fa gli italiani che risiedevano a Malta e lavoravano da qua contavano circa 500. Oggigiorno ci sono oltre 10.000 italiani che lavorano sul territorio maltese. 10.000 sarebbe un settimo, perché in tutto ci sono circa 70.000 stranieri che lavorano sul territorio. Non tutti nel settore finanziario, devo essere chiaro in questo, ma sicuramente sono molti che sono a Malta proprio professionisti dall'estero che lavorano, certo, in questo settore. E per tal motivo oggigiorno ci sono le masse critiche che stabiliscono i servizi finanziari, i servizi specificamente di gestione e di fondi di diritto maltese come con una base direi molto, molto solida. Oggigiorno non si parla più di Malta quale nuovo domicilio per i fondi o per gestioni patrimoniali. Quello lo dicevamo 10 anni fa. Oggigiorno, come dicevo, questa è una presenza fissa della nostra economia e Malta si pone come, e si è stabilita come, una giurisdizione alternativa, seria, già provata e testata da vari, in alternativa ad altre giurisdizioni, sia comunitarie come Lussemburgo piuttosto che l'Irlanda. Ecco, possiamo mostrare, Joseph, perdonami, possiamo mostrare anche le tue slide, così riusciamo a mostrare anche graficamente e visivamente quello che stai dicendo. Chiamamele pure tu quando reputi. Ma le slide che avevo preparato non parlano di questa parte. Dimmi tu quando, perfetto, sì, perfetto. Allora dimmi tu quando le possiamo mostrare. Sicuramente. Perciò, come dicevo, Malta oggigiorno si presenta come un'alternativa seria a queste altre giurisdizioni. In effetti, come dicevo, 10 anni fa parlavamo di Malta come giurisdizione nuova in questo settore e allora ci concentravamo su fondi magari di taglia piccola o media, se vogliamo. Malta ha strutturato una normativa che indirizza le necessità di gestori nel settore alternativo con flessibilità massima. Stiamo parlando dei professional investor funds che ci sono ormai da parecchi anni e che a Malta hanno creato, diciamo, l'industria. Ma di seguito, come dicevo prima, con tutto il settore che si è maturato con molti professionisti che si sono stabiliti a Malta, oggigiorno Malta si presenta anche come alternativa per fondi UCITS e anche per fondi alternativi sotto la direttiva AIFMD, dove ovviamente ci vuole sostanza, diciamo, maggiore per poter ovviamente svolgere attività di questo genere. In effetti, anche se uno dovesse guardare quali sono le strategie di investimento che più sono, diciamo, gettonate a Malta, quali sono quelle strategie che sono state formulate a Malta, non è che si parla di long only funds a Malta, solamente fondi che investono in titoli quotati sulle borse internazionali, ma oggigiorno ci sono, direi, c'è una gamma molto ampia di strategie diverse da molti hedge funds con tanto di utilizzo di tutti i derivati, fondi di private equity, fondi di real estate, fondi che investono in non performing loans, distressed debt, anche quello abbonda, direi, loan funds, fondi che fungono da un'attività quasi bancaria che prestano soldi a soggetti terzi, investimenti anche in beni fisici in modo o diretto piuttosto che tramite SPV, Special Purpose Vehicles. Anche di recente è introdotta la possibilità di strutturare fondi che investono in criptovalute. Perciò questo è il percorso naturale di maturazione di uno Stato
che aveva fatto una scelta ben ponderata di stabilirsi nel contesto comunitario come giurisdizione per fondi comuni di investimento, sia al settore retail che quello alternativo, ma che ha saputo coniare, se è una parola, mettere insieme sia le caratteristiche che di solito uno pensa alle giurisdizioni offshore, come, che ne so, la tempestività con la quale uno può stabilire un fondo, i costi competitivi, la flessibilità delle normative, l'approcciabilità del regolatore, tutte queste caratteristiche che di solito uno gli fa pensare, diciamo, la giurisdizione come Cayman o BVI, questi ce li abbiamo tuttora da quando abbiamo cominciato questo settore, ma al contempo abbiamo anche adottato i best practices comunitari. In effetti Malta è uno stato comunitario ormai da parecchi anni, e ovviamente tutte le normative che regolano i fondi e le attività gestionali ce le abbiamo anche noi. Sì. E per tal motivo abbiamo messo insieme the best of both worlds, sia la facilità e la flessibilità dei centri offshore con i best practices comunitari che siamo abituati a vedere nel contesto comunitario. In effetti l'infrastruttura, come dicevo anche prima, direi che è molto solida, ci sono strutture legali e normative molto, molto ampie. Oggigiorno, per strutturare un fondo a Malta, vi sono forme legali diverse, dalla SICAV al contractual fund, il fondo contrattuale, piuttosto che limited partnership. Perciò ci sono tutte le diversità di modelli legali di strutturazione di fondi, normative sia comunitarie sia fondi che sono state create dal regolatore maltese, che hanno introdotto dei concetti innovativi. Un regolatore che ha sempre tenuto ben aperte le orecchie a quello che stava dicendo il mercato, noi come operatori tra quelli maggiori sul territorio, essendo ovviamente una banca primaria con delle consociate con delle specializzazioni diverse, forniamo feedback al regolatore su base continuativa. Il regolatore stesso ci invita ad andare a visitarli in questi giorni, magari un po' meno, per dare il nostro feedback di quello che ci dicono i nostri clienti, quali sono le loro aspettative. E questo è questo pro-business approach che Malta ha adottato negli anni, che ci ha permesso ovviamente di far crescere il settore. Poi, se posso dire qualche altra parola su Malta come mercato. Malta come mercato ovviamente è un mercato di frontiera, è molto piccolo. Noi, la nostra borsa, le attività borsistiche sono molto riflessive ovviamente delle dimensioni della nostra isola. Ma credo che ci sono delle opportunità anche per gestori internazionali, anche investitori istituzionali, di scommettere fino a un certo punto anche su Malta e sul successo economico di Malta. Se magari può mettere la slide numero 3, sì, Manuela. Certamente, allora andiamo a vederlo. Ecco qui, mostrata, okay. L'economia di Malta. Qua quello che volevo dire è che Malta negli ultimi anni ha avuto la crescita maggiore per quanto riguarda il PIL su tutto il territorio dell'UE della zona euro. Il debito pubblico è sceso da circa 75% a 40-43%, qualcosa del genere. Quest'anno purtroppo risalirà verso il 60% perché lo Stato sta dando maggiori benefici a aziende, anche ai lavoratori che avranno perso il posto di lavoro. In effetti Malta si posiziona, poi c'è un'altra slide che le chiederò di mettere in onda. Ci sono stati dei successi economici anno dopo anno, anche con un avanzo di bilancio ogni anno che ha abbassato il debito pubblico in modo molto, molto netto. Tutto questo successo economico è anche riflesso nelle performance delle società che sono quotate sulla borsa maltese, che sono le società che partecipano e creano il successo economico di Malta.
E in effetti è inusuale di vedere investitori istituzionali internazionali che investono nella zona euro di avere una fetta, magari piccola, anch'esso investita sull'economia di Malta, su questo successo che Malta sta avendo. E in effetti, in vista della bassa correlazione che esiste tra quello che succede nei mercati comunitari europei e quello che è successo nei mercati maltesi, c'è una netta differenza, perciò una diversificazione di portafoglio, ove ci sia anche un exposure verso il mercato maltese, dà una diversificazione che anche è un modo di dare un po' di protezione maggiore al valore dell'investimento. In effetti noi, come ovviamente società primaria sul territorio maltese, abbiamo dei fondi che ovviamente rappresentano l'economia di Malta, e qua faccio un po' di pubblicità ai nostri fondi che possono dare accesso a quelli che si interessano ad avere un exposure all'economia e ai successi dell'economia di Malta. In effetti c'è la slide, io non la sto vedendo qua, ma immagino che Emanuela tu l'hai messa là. Esatto, assolutamente, abbiamo visto la slide sull'economia di Malta, adesso quale mostriamo, Joseph? Io seguo quello che dici tu, poi ricordo i nostri, chi ci segue, che stiamo raccogliendo le vostre domande che stanno arrivando, scriveteci sulla live chat e dopo aver sentito anche gli altri due relatori daremo il via anche alle domande e risposte. Allora, quale slide, Joseph? Sì. No, adesso sì, poi c'è la slide numero 1 che si chiama Top 20 Coronavirus Spending Packages. Perfetto. In effetti, grazie a questo successo di Malta di cui stavo parlando prima, sembrerebbe o suonerebbe come una bufala, ma invece è una realtà. Malta è il paese numero 1 al mondo, ecco perché dicevo che sembra una bufala, che ha speso di più come percentuale del PIL come sostegno alle aziende e ai lavoratori che hanno perso il lavoro, con oltre il 20% del PIL che è stato speso. C'è il Giappone che ci segue, poi il Lussemburgo. Perciò anche questa è una dimostrazione di quello che in effetti rende l'economia di Malta. In effetti ci sono anche delle previsioni, e qua ti chiederei per l'altra slide, certo. Slide numero 2, ove, come molti altri stati, se non tutti, anche Malta quest'anno avrà una crescita negativa del PIL, previsto dello 2,88%, ma sia il Fondo Monetario Internazionale che le istituzioni comunitarie dell'UE prevedono un rimbalzo economico molto forte nel 2021, pari a 7%. Anche questo ovviamente ci mette tra le economie più resilient, quelli che avranno la potenzialità di crescita maggiore. Sicuramente Malta sta giocando, a mio avviso, le carte nel modo giusto. C'è stato un andamento negli ultimi anni molto positivo dal punto di vista economico. Tutti i dati economici che abbiamo avuto negli ultimi anni sono stati sempre nella stessa direzione. Sì. Purtroppo, certo, quando succede una cosa del genere, ovviamente impatta un po' tutti, ha impattato anche noi, ma questo non ci fa sicuramente scoraggiare, assolutamente no. Spetta a noi, come operatori nel mercato, di rimboccare le maniche, come si dice, di lavorare sul serio, in modo serio e profondamente, per far sì che con una realtà post COVID-19, the new normal, saremo lì pronti per continuare, certo, questa, certo, storia. Certo, certo. Beh, rimboccarsi le maniche è sempre... Mi scuso se ho allungato un po'. Abbiamo visto le slide, non ti preoccupare, Joseph. Adesso vado da Eugenio e da Joseph, anche perché poi intanto io sto raccogliendo, come detto, le domande. No, rimboccarsi le maniche, dicevo, così passo subito la parola a Eugenio, è sempre doveroso, però anche rincuorati da queste previsioni che abbiamo appena mostrato. Cioè, non solo nel 2021 Malta potrebbe recuperare le perdite a causa del coronavirus, ma potrebbe addirittura veramente mettere a segno un rimbalzo non indifferente. Eugenio, appunto, il fatto che però si sia puntato, così riprendiamo anche quello che diceva Joseph poco fa, si sia puntato negli ultimi 10 anni sui servizi finanziari, questo ha creato davvero delle condizioni favorevoli.
Sì, questo sicuramente. Tra l'altro, io andrei su qualcosa di concreto. Diciamo, prima il settore finanziario ha avuto forse meno impatti in termini operativi, no? Perché era forse già più preparato, più strutturato in questo senso. Dove ci sono stati gli impatti, però, ovviamente sono state riguardo agli asset, no? Nel senso che buona parte dei fondi hanno sofferto, ovviamente, il drawdown molto pesante dei mercati, hanno sofferto gli spike di volatilità estremi che ci sono stati. E in un contesto come questo, la scelta, per esempio, che avevo fatto a suo tempo, scegliere Malta come giurisdizione, vale doppio, nel senso che in una fase anche in cui hai sofferenza magari negli asset, quindi hai degli asset che si sono ridotti, sei in una fase in cui hai l'impossibilità sostanzialmente di ricercarne di nuovi, perché di base non ti puoi muovere, avere un costo di struttura molto inferiore è importante. Giusto per darvi un'idea, quando io feci l'analisi, ma l'abbiamo rifatta circa 3 mesi fa, Malta ha un impatto in termini di costi che è del 100% inferiore ai principali competitor europei per quanto riguarda il setup, e il 50% rispetto a quanto riguarda la parte di costi running. Ovviamente guardando in là soprattutto è un aspetto importante, perché avere dei costi più contenuti ti permette di poterti prendere meno rischi e di poter, diciamo così, incidere meno su quello che è la struttura del fondo. Okay. Malta continua, ecco, no, magari solo un appunto su quello che diceva prima Giuseppe, che secondo me è importante, cioè il fatto di avere un fondo basato in uno stato solido economicamente è assolutamente fondamentale. E ultimo punto che ci tenevo a sottolineare è la capacità che ha Malta, grazie a dei settori in realtà laterali a quelli finanziari, cioè per esempio quello del gambling, che ha portato Malta ad essere un paese estremamente evoluto a livello tecnologico, con delle connessioni veloci molto importanti che sono fondamentali nel settore finanziario e di cui noi possiamo oggi godere, quindi questo è assolutamente importante. Ok, e certo, no, ma infatti questo è anche un altro punto fondamentale, proprio anche in previsione della rimodulazione del lavoro, cioè essere pronti anche a livello di tecnologia, no? Eugenio, lo dicevamo poco fa, essere pronti proprio a tutte le sfide, cioè quando si parla di sfida è una sfida a 360 gradi, quindi questo è l'obiettivo anche di questa ora che abbiamo strutturato insieme a voi oggi, proprio per far capire come gli utenti possono accoglierle, corretto, al di là poi della proposta che arriva dalle istituzioni, da voi stessi, ecco, infatti. Se tu guardi, ci sono realtà che hanno sofferto in maniera differente, no, questa crisi. Certo. Ad esempio, noi pensiamo a tutte le dot-com americane, hanno sofferto molto meno di strutture più vetuste, no? O con un canale distributivo tradizionale. Malta forse sotto questo aspetto si può un po' paragonare alle dot-com americane, nel senso che comunque è uno stato estremamente solido, molto liquido, quindi finanziariamente solido, molto votato alla parte di tecnologica, e quindi sicuramente che fa ben sperare per il futuro, nel caso in cui, peraltro, questa situazione, noi parliamo di post-Covid, ma per adesso siamo ancora all'interno del Covid, sì. E non si sa come verrà. Quindi vediamo se questa diventerà, certo. Quanto presto si tornerà alla vera normalità. Ecco. Sì, hai detto bene, anche perché appunto, insomma, la finanza lo insegna, l'economia lo insegna, le statistiche poi diventano sempre più effettive ed efficaci laddove si può fare davvero un bilancio, ma essendo ancora immersi totalmente in questo caos coronavirus è anche impossibile magari dare dei numeri precisi, e proprio per questo così vado da Joseph Saliba, avvalorando insomma quello che è stato detto fino adesso appunto sia da Joseph che da Eugenio, c'è la necessità di modulare, di preparare dei più piani, no? Proprio per farsi trovare pronti, quindi non solo un unico piano ma più piani. Allora Joseph, che cosa cerchiamo di capire però alla luce anche delle eventuali incognite che ancora ci sono, che cosa si aspetta di vedere, cosa ti aspetti di vedere nel settore fondi e società di gestione per i prossimi 6 o 12 mesi? Io starei in questo arco di tempo, se sei d'accordo. Sì, comunque è difficile, forse è il più difficile da prevedere questo
questo arco di tempo così, anche perché tutto dipende molto da dei variabili, delle condizioni, contingenze, e l'avveramento dei quali è troppo incerto per ora. Insomma, se ci sarà l'appiattamento della curva infezioni durante l'estate, dopo l'estate, il vaccino quando si trova e tutto. Infatti ho seguito anche degli articoli un po' interessanti così da economisti, da advisors finanziari, che prevedevano molti scenari, dal più ottimistico al meno ottimistico, dal recupero veloce alla recessione globale, così. Io dico che di sicuro c'è già chi sta facendo dei sacrifici, e sacrifici si faranno, però preferisco vederla da un punto di vista, da un'ottica un po' più ottimistica, nel senso che mi ricordo ancora anche la crisi finanziaria del 2009 e le nuove opportunità che ha offerto anche al paese nei nostri limiti. Così abbiamo visto anche dei nuovi operatori, gestori, advisors entrare in campo, anche gente molto key, molto di qualità, molto molto superiori, che ha lasciato anche delle aziende di investimento molto importanti e si sono messi in proprio con i loro prodotti, con le loro iniziative, hanno preso spunto, ecco, da questa crisi finanziaria, e mi ci aspetto qualcosa del genere anche che succede questa volta. Ma poi anche l'iniziativa sui prodotti, sicuro, ecco, il Covid-19 c'è da aspettarsi delle transazioni, delle proposizioni nuove molto interessanti a livello di private equity, di venture capital, anche nei settori di online selling, di e-commerce, di informazione tecnologica, in tutti i campi, che hanno visto anche un boost dai cambiamenti, no, dei trends il modo in cui stiamo vivendo questa cosa, che ci ha lasciato pensare anche per il futuro, ma magari facevamo delle cose che si possono ameliorare molto. Ecco, Joseph ha parlato prima anche dei non profit loans, iniziative di non profit loans, di sicuro anche là continueranno a presentarsi queste situazioni, ma anche io mi ci aspetto, anche non sono un economista, ma di sicuro il primo impatto così delle banche sarà di restringere ancora un po' i finanziamenti, per via anche di restrizioni normative a livello di rischio che hanno. Di sicuro impatterà il merito creditizio che daranno ai propri clienti in termini di finanziamenti, e questo comporterà anche la necessità di ulteriori metodi, mezzi di finanziamento alternativo non bancario. Di sicuro uno dei prodotti che si metterà sul tavolo poi saranno i fondi di investimento, saranno le strutture di cartolarizzazione. Tutto questo Malta lo può offrire, e anche di più, nel senso che Malta più che altro è nota per la sua flessibilità, no? In senso di snellezza procedurale, in senso di un regolatore che sa essere anche abbastanza flessibile nei limiti dell'investor protection per le iniziative startup, per agevolare il commencement, no? L'avviarsi del business. Eugenio, sì, ha fatto pressione anche sul discorso costi, e lo vediamo, e vediamo come clienti scelgono Malta in un numero anche abbastanza materiale, scelgono Malta anche per via dei costi iniziali e quelli ongoing. Cioè in momenti come questo i costi, il discorso costi diventa ancora più importante per via di restrizioni economiche e di liquidità che vediamo. Quindi tutto questo, la disponibilità anche normativa di cui ha parlato Joseph, la flessibilità del regolatore sempre nei parametri che sia possibile, l'offerta anche di una tempistica che va
a seguito delle domande dei clienti, anche attraverso degli EIFS, fondi notificati che si possono mettere su in 10 giorni, così. Tutto sì, questo offre delle buone possibilità, credo io. Ok, allora Eugenio, torno un attimo da te, poi devo leggervi le domande, quindi dobbiamo anche rispondere ai nostri amici prima di chiudere, perché ti chiedo un intervento, Eugenio, proprio per, come dire, avvalorare, io uso questa parola, ma insomma, o aggiungere, valuta tu quello che credi, qualcosa a quello che ha detto Joseph Saliba. Peraltro anche la domanda precedente, perdonami, prima mi sono accorta che siamo tornati da Joseph Camilleri, anche se tu poi hai ripreso i discorsi e quindi non ti ho chiesto conferma di quello che ha detto anche prima Joseph Saliba su quelle che è stato le prime, su quelle che sono state le prime risoluzioni sull'impatto che la pandemia ha lasciato. Ti chiedo di raggruppare i due interventi che ha fatto appunto Joseph Saliba per aggiungere eventualmente delle specifiche che servono ad affrontare questo momento, seppur con tutte le difficoltà del caso nel fare previsioni, lo diceva anche Joseph. Ma allora, credo che intanto previsioni in questo momento qui sia anche inopportuno farle, nel senso che tantomeno 6 mesi, magari a 2 o 3 anni ci si può azzardare con la speranza che arrivi finalmente un vaccino. Da qui a 6 mesi veramente diventa veramente impossibile andare a farlo. Certo. No, quello che sicuramente ha detto Joseph è assolutamente, assolutamente corretto, condivido in pieno. Io credo che per Malta potrà essere anche un'opportunità nel futuro, nel senso che appunto oggi forse vengono considerate più importanti cose che fino a poco tempo fa lo erano meno. Malta, se dobbiamo vedere, è una legislazione che nel passato ha sofferto in realtà unicamente per una cosa, per non essere ancora un brand, no? E quindi a livello commerciale essere più sicuramente più debole rispetto ad altre legislazioni. Io devo dire la verità che ho fatto proprio qualche chiacchierata scorsa settimana con dei gestori molto importanti, i quali mi hanno interpellato proprio per approfondire il tema maltese, ma perché anche le grandi istituzioni che forse dalla parte di marketing ne hanno vero bisogno stanno iniziando a guardarsi intorno per trovare strutture più snelle, meno costose e più efficienti, perché poi sostanzialmente è questo che si va a cercare. Cioè oggi, questo era già valido ieri, oggi ancora di più, tu devi, oggi chi sopravvive? Sopravvive chi è finanziariamente solido, snello e capace ad adattarsi. Certo. E poi subire lo si subisce tutti, chi più chi meno, ma come si suol dire, looking for watch, bisogna guardare avanti e lo si fa. E lo si riesce a fare se sei snello. Certo, e... diciamo che in questo caso conta la reazione, no Eugenio? Cioè, sarà banale, ecco. Certo. Giusto. Perfetto. Allora, domande prima di chiudere. Vi prego di cercare di rispondere in modo mirato, perché così almeno cerchiamo di sfruttare tutto il tempo a nostra disposizione, ma prima della chiusura io ringrazio naturalmente chi ci sta scrivendo e chi ci sta seguendo. Allora, Joseph Camilleri, per te, Giuseppe chiede se esiste una soglia minima di investimento. Soglia minima di investimento? Sì, ovviamente dipende dalla tipologia di fondi che uno vorrebbe investire. Ovviamente qua la domanda bisognerebbe affrontarla da due punti di vista, dipende da cosa intendeva Giuseppe, credo che... Giuseppe. L'investimento minimo in una struttura esistente sarebbe un investimento dal punto di vista dell'investitore, ma poi c'è forse la domanda, forse era intesa da parte di qualcuno che vorrebbe avviare un progetto a Malta, qual è forse l'investimento che deve fare per poter strutturare e mettere insieme un progetto. Sono due domande diverse, ma tento di rispondere comunque. Per la prima cosa, se si tratta di un fondo retail, ovviamente lì l'investimento minimo è molto basso, ovviamente, perché si tratta di fondi per il piccolo risparmiatore, perché si parla forse anche di 1000 euro, anche di meno. Nel mondo settore alternativo, lì c'è una soglia di entrata di 100.000 euro come minimum investment per un fondo alternativo. Se invece si tratta, non so ovviamente quale fosse esattamente l'intenzione della domanda. Se si trattava di una domanda da qualcuno che magari si interessa ad avviare un progetto su Malta con un fondo magari piccolo
e vorrebbe capire quanto sarebbe l'investimento, l'impegno finanziario per poter avviare un'attività del genere. Stiamo parlando di costo di strutturazione o di autorizzazione di circa 25.000 euro, col quale importo uno potrà avere un fondo già avviato, già autorizzato dal regolatore maltese, pronto per partire. Ovviamente ci sono strutture diverse, l'autogestione è anche un modello direi molto snello, che permette a soggetti che vorrebbero avviare un progetto di un fondo per family and friends, per risparmi di poche persone, almeno si comincia così. L'autogestione è una struttura che permette non solamente a un investimento molto basso all'inizio, sì, ma anche a costi di natura continuativa molto molto competitivi. Ok, allora c'è un'altra domanda di Andrea, quindi salutiamo anche Andrea, vediamo chi vuole rispondere di voi tre, io la giro a tutti e tre. A livello di strutturazione di fondi, quali sono le tipologie più interessanti proprio in questa fase, quindi proprio relativamente a questo periodo? Eugenio, sì. Forse Eugenio, puoi, infatti, immaginavo. Sì, Eugenio, prego. Poi se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, siamo in chiusura, ma riusciamo a dare magari una risposta bella completa. Vai Eugenio. La tipologia ovviamente varia, sono tante cose che possono fare una scelta o un'altra, nel senso che sicuramente quello che offre Malta sono da un lato i Professional Investor Funds, che sono dei prodotti sicuramente che sono più snelli e che forse sono più idonei a una tipologia di mercato come quello che abbiamo davanti, e quello che, per il semplice fatto che hanno una libertà operativa, quindi decisamente più ampia rispetto a un UCITS. Quindi ti danno la possibilità, nel caso in cui il gestore sia in grado di farlo, di approcciare le strategie estremamente innovative, alternative, che possono probabilmente meglio adeguarsi a dei mercati come questi. Ecco. Quindi forse, per quanto mi riguarda, il Professional Investor Fund può essere quello che Malta offre come fiore all'occhiello in questo momento. Poi è un orologio che potrebbe essere anche un fondo immobiliare, come un fondo dipendente dalla strategia. Certo, guardate, velocissimi vi faccio, ma proprio 15 secondi ciascuno a quelli che ci seguono, che consiglio date, li abbiamo detti tutti, non tutti però comunque la maggior parte in questo momento, come rapportarsi a ciò che Malta offre. Allora, partiamo da Joseph Saliba, che è da un po' che non parla, e poi dopo torno da Camilleri e Eugenio in conclusione, ma veramente così salutiamo gli amici che ci seguono. No, guarda, 15 secondi direi... Non abbiamo bacchette magiche di sicuro, ma abbiamo fatto il punto che lavoriamo proprio in un mercato un po' niche. Io non vedo Malta proprio come nemmeno competitore dei domicili di fondi wholesale, ma Malta sta là con delle flessibilità, con delle possibilità, con costi ridotti, con tempistica molto adeguata, quindi parlateci, mostrateci cosa avete in mente. Okay. Nel nostro Forma Mentis, we're here to do business. Siamo qua per fare business. Ottimo. Joseph Camilleri? Sì, una battuta veloce. Allora, direi, se non avete considerato Malta per un progetto in questo settore, vi invito a considerarla. Se l'avete considerata, ma non avete avviato qualche progetto, allora sarebbe il caso che magari ci fate visita per capire in prima persona, perché oltre a quello che possiamo dire noi di noi stessi, perché ovviamente siamo di parte, perché abbiamo un interesse, credo che sarebbe la cosa migliore da fare di constatare in prima persona quali siano le realtà di Malta, incontrando i vari operatori, anche il regolatore maltese. Eugenio? Guarda, velocemente, forse un consiglio più che... innanzitutto di andare a ricercare strumenti finanziari che siano, secondo me, alternativi, andando ad approfondire ciò che vuol dire essere un fondo alternativo. Perché un fondo alternativo non vuol dire essere un fondo rischioso, è un fondo che ha delle strategie alternative che sono diverse e che comportano risultati diversi in momenti diversi. Quindi il consiglio che do è guardate con attenzione i prodotti alternativi, perché sono quelli che a mio avviso nei prossimi anni, e Malta sicuramente è una delle piazze forse migliori in cui pensare di strutturare un prodotto come questo.
Allora, naturalmente i saluti da parte mia, da parte dei miei ospiti, vanno a voi che ci avete seguito. Io vi do anche un altro consiglio: se volete approfondire ulteriormente quello che è stato definito in questo webinar, potete nella pagina del live scaricare brochure e slide per tutti gli approfondimenti del caso, oltre a prendere contatto direttamente con i relatori che oggi ci hanno tenuto compagnia e che spero peraltro di ritrovare al più presto, perché da questo momento in poi vale la pena davvero concentrarsi su tutte quelle che sono le soluzioni per affrontare al meglio il periodo post-Covid-19. Siamo solo all'inizio, quindi è bene, come dicevano loro, rimboccarsi le maniche, ma anche rapportarsi a quello che abbiamo a disposizione. Grazie quindi Joseph Camilleri, Joseph Saliba e Eugenio Abbondi per ciò che è stato detto in questa ora interessantissima. Grazie a tutti e tre. Grazie. 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 Grazie, arrivederci, grazie. E a presto. Grazie ancora a tutti voi per averci seguiti.